eccoci tornati al primo super appuntamento con Dindon Arte. Naturalmente le novità di quest'anno ve le ho già anticipate nello spot e abbiamo, come vi avevo preannunciato, il grandissimo Tommasino! Ciao a tutti! Allora Tommasino, come stai? Bene, tu Dindon, come stai? Benissimo, benissimo. Allora, in queste settimane innanzitutto ci andremo a conoscere e ti farai conoscere naturalmente ai nostri sì, bambini. Certo. Ma prima ancora di parlare di tuo, dici da dove vieni. Allora, allora mi presento. Ok. Vengo dalle terre dell'Egitto. Che ti chiami Tommasino lo sappiamo, quindi non c'è certo, nessun problema. Certo, mi chiamo Tommasino e vengo dalle terre dell'Egitto, sì. Benissimo. E come sei arrivato, scusa, qui da noi? Allora, come ci siamo conosciuti, Dindino? Allora, innanzitutto, bambini, vi racconto come sono arrivato qui. Sono partito dalle terre dell'Egitto e volevo esplorare. E ho volato fino a che a un certo punto sono arrivato su un'isola. Vediamo, però non mi ricordo se ti ricordi il nome. Come si chiama? Si chiama Lampedusa. Ah, sì, Lampedusa è un'isola bellissima della Sicilia. La Sicilia è un'isola più grande, Lampedusa è un'isola più piccola. Ci siamo incontrati lì sopra, ha detto voglio venire con Dindon e me lo sono portato a fare Dindon Arte. Ma ce ne sono anche altre di isole? Ma certo, c'è la Sardegna, ce ne sono tantissime. Comunque in queste settimane le conosceremo e in base anche al punto geografico faremo delle creazioni molto particolari. Va bene? Sì! Allora, adesso però cominciamo a fare creatività subito presentando la prima creazione. Allora, quella che andrò a realizzare oggi è una stupenda, naturalmente l'ho fatta nello stile della mia giungla, una bellissima lampada. Guardate che meraviglia! Ma che cos'è una lampada, Dindon? Come che cos'è una lampada, Tommasino? Tommasino, la lampada è un oggetto per mettere una candela e per illuminare la casa, no? Che bella! Ok, adesso andremo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto vedremo come si realizza. Sei pronto, Tommasino? Sì, dai, iniziamo! E allora facciamo creatività insieme. Eccoci tornati, vi dicevo abbiamo bisogno veramente di pochissimo materiale, capito Tommasino? Ci occorre veramente poco per realizzare tutto questo. Sì. Allora, ci occorrerà naturalmente del feltro, io ne ho preso di uno un pochino più consistente, un po' più doppio, un feltro un pochino più leggero, vedete questo è un pochino più sottile, e poi ho realizzato delle piccole sagome che saranno le strutture della nostra lampada, quindi questo pezzettino di cartoncino ci aiuterà a disegnare la nostra sagoma, quindi vedete è più o meno identico così. Quindi questa è la parte per realizzare la base, per realizzare il tetto della nostra lampada ci occorrerà un triangolo, quindi in questo modo, mentre per realizzare i lati sempre della nostra lampada ci occorrerà questa sagoma. Quindi con queste tre sagome noi possiamo realizzare quante lampade vogliamo, naturalmente tutte in feltro. Allora, andiamo subito e immediatamente a disegnare le varie parti sul nostro feltro. Ci occorrono quattro parti così e una sola parte invece di questo colore. Dindon! Cosa sì. dobbiamo fare allora? Allora, vi dicevo che abbiamo queste sagome e le dobbiamo riprodurre sul nostro feltro. Allora, prima operazione da fare, andremo a realizzare la base. Adesso, Tommasino, tra poco ti darò degli avanzi, in modo tale che anche tu puoi realizzare la tua piccola lampada e far vedere a tutti come sei bravo. Va bene? Sì, Dindon. Ecco, l'importante è che stai buono, eh? Allora, andiamo a realizzare la nostra base. Quindi, l'ho già disegnata qui. Mentre per quanto riguarda questi triangoli ne andremo a disegnare quattro che saranno le parti superiori della nostra lampada. Uno, due, tre e l'ultimo, vediamo se riusciamo a farlo entrare qui. No, allora apriamo un po' la nostra stoffa, o meglio il nostro feltro, e lo facciamo entrare qui. E 4. Perfetto. Quindi le nostre parti sono disegnate. Adesso andiamo a prendere quelle che saranno le pareti. Ne disegniamo sempre 4, quindi una. Quindi
quindi per prima cosa dobbiamo ripassare il contorno delle sagome. Perfetto, visto che stando attento riesci a capire benissimo quello che dobbiamo fare. Ok, quindi quattro. Ok, questo l'ho capito. Quattro sagome dobbiamo fare, quindi non ti preoccupare perché fin qua è semplicissimo. Io adesso ti darò un po' di avanzi, così farai la tua lampada. Appena comincio a tagliare, poi ti do i miei avanzi. Va bene. Stai tranquillo. Allora, quindi ritagliamo tutto, perfetto, così, e l'ultimo, il quarto, qua. Allora, perfetto, ok. Allora, comincio a tagliare, così ti do un po' di materiale per cui puoi iniziare a lavorare anche tu, eh? Sì, allora, sì. Ti do questo, ne farei una più piccola, tu non ti preoccupare. Ti do questo, ok, prendi questo allora e comincio a lavorare, vai. Grazie. Forza. Comincia a costruire la tua lampada e mi raccomando, non scottarti perché tra poco dobbiamo usare la colla a caldo, eh? Allora, ritagliamo la base per primo, quindi andremo a... La base io l'ho realizzata che sembra quasi un fiore, ma noi possiamo scegliere anche una forma più semplice, possiamo scegliere anche un rettangolo, un quadrato, un cerchio, insomma, se vi è più semplice. Però l'ho fatta un po' lavorata perché mi piaceva un pochino di più. Poi mi ricorda anche un pochino la foresta con queste forme che ricordano le foglie. Allora, lo togliamo, perfetto, ok, abbiamo realizzato la prima parte che è la base. Tomasino, ti occorre dell'altro di feltro? Sì, sì, grazie. Allora, prendi anche questo. Ah, eccolo. Eccolo qua, perfetto. Allora, ritagliamo invece a questo punto le altre parti della lampada che saranno... e ci serviranno per essere incollate. Perfetto, ok. Quindi sono come delle... Come si incollano poi? Allora, un passo alla volta, ti ho detto, Tomasino. Utilizzeremo la colla a caldo. Tu ancora non la conosci. La colla a caldo è una colla che viene utilizzata con una pistola termoadesiva. Pericolosissima, perché se raggiunge temperature altissime puoi scottarti, quindi devi essere... Ma io ho paura della colla a caldo. Ecco, devi essere prudente e non succede niente, non ti preoccupare. Ti do gli altri pezzi, che sennò la tua lampada verrà terribile. Ma già posso immaginare che cosa viene. No, ecco, ma io la farò pezzi. Bellissima la Immagino. Mia lampada. Tieni. Grazie. Forza, finisci. Il colore, tieni il colore. Grazie. Vai. Op, è caduto, raccoglilo. È caduto. Allora, andiamo a ritagliare le altre parti. Ok, questa operazione è un pochino noiosa perché ci occorre da ritagliare tutte le parti, quindi è solamente quasi un lavoro di ritaglio, però vi renderete conto quando le andremo ad assemblare che sarà veramente perfetta. Ci stiamo già preparando naturalmente per quelli che sono gli appuntamenti di Natale, che tra poco arriveranno, comincerà l'avvento, quindi inizieremo a pensare alle decorazioni di Natale. Tenetevi pronti, faremo un albero bellissimo, Tommasino. Sì, che bello! Sì, 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 sì. Lo decoriamo insieme poi. Ma bellissimo, faremo tutte le decorazioni in carta, in plastica, con materiale riciclato, rigorosamente riciclato. Che bello, non vedo l'ora. Perché tu vieni dalla foresta e sai bene quanto è importante che tutto sia preservato, anche la natura, questo è importantissimo. Sì, questo è vero. Allora, ritagliamo tutte le nostre parti. Ti occorre ancora del feltro o ti è sufficiente? No, ecco, ho quasi fatto. Ok, va. Ah, già fatto, ma non sai nemmeno come devi fare, che hai fatto. Ho iniziato a ritagliare. Ah, ok, perfetto. Ok, ritagliamo tutte le parti. Ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi, questa era un'operazione un pochino più lunga, ma adesso abbiamo terminato. Ecco qui. Allora, fai vedere Tommasino ai bambini a casa mentre lavori, mentre io raccolgo la pistola a caldo. Fai vedere bene tutti i passaggi da fare. Fai vedere benissimo, certo, i passaggi da fare. Ecco, la prima cosa da fare è ritagliare il feltro. Benissimo, l'abbiamo fatto. Adesso? Non lo sai. Adesso non lo so. Ecco, te cosa lo dico io subito, fare, tranquillo. Ecco, terminato, eh? Mancano solo le ultime parti. Una gara oggi, quasi una corsa nella foresta. Dai, ce la facciamo. Ok? Perfetto. Terminato. Buttiamo tutto il feltro che non ci serve. Lo buttiamo tutto di qua che passerà poi la mia piccola discarica ambulante che raccoglierà tutto. Non si buttano le cose a terra. Io ho fatto una cosa terribile per farvi vedere, ma le cose a terra non si buttano mai. Allora, prossima operazione da fare. Iniziamo a costruire la nostra lampada. Prendiamo i primi parallelepipedi che abbiamo utilizzato, mettiamo sul lato la colla, così,
e iniziamo ad attaccare la prima parte, in questo modo. Don Dino, mi metti un po' di colla qui? Un attimo! Fammi fare prima la mia, poi pensiamo alla tua. Te l'ho messa di lì, una piccola pistola a caldo, utilizzala. O non c'è? Non c'è, poi ti presto la mia, non ti preoccupare. Allora, incolliamo le varie parti, in questo modo. Attacchiamo anche l'altro, quindi dobbiamo creare la struttura della lampada. Quindi così, ne attacchiamo un altro pezzettino sopra, stando attenti, 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 a non... scottarsi. Ah, hai capito bene, eh? Perché abbiamo fatto una prova l'altro giorno e Tommasino si è quasi bruciato tutte le piume. Eh sì, perché... momenti ci rimettevo le penne. Ecco, ecco, è distrattissimo, peggio di Don Dino. Allora, ci rimettiamo altra colla. Chiudiamo, poi andremo a togliere le parti che non ci occorrono, non vi preoccupate, altrimenti diventa una lampada chiusa e la luce non si vede. Perfetto, e mettiamo altra colla qui. E abbiamo creato la prima parte della struttura. Ok, Tommasino? Sì, sì. Stai guardando, sì? Poi passo. Sto guardando tutto attentamente. Poi passiamo a realizzare la tua, non ti preoccupare che ti do anche una mano, eh? Anzi, mi farei vedere quello che hai fatto fino adesso. Perfetto, abbiamo realizzato. Secondo me la mia viene più bella. Ma sicuramente sarà più bella. Se la fai con impegno e con attenzione verrà bellissima. Quindi abbiamo realizzato questa parte. Seconda parte, mettiamo nella base, che è la parte più stretta della colla. Ripeto, questo lavoro che faremo oggi è un lavoro pochettino più complicato. Quindi, bambini, facciamoci aiutare dai più grandi. Tommasino l'ho aiutato io, quindi non ci sono problemi. Ma voi che siete piccolini, chiamate i vostri genitori, il nonno, lo zio, insomma chi volete, e vi dà una mano. Andremo a mettere quella che sarà la base, quindi mettiamo la centrale, perfetta, così, schiacciamo un po' e quindi sarà il supporto della nostra lampada, vedete? In questo modo. Che cosa andremo a fare adesso? Adesso andremo a togliere le parti per far vedere la luce, altrimenti la nostra lampada non c'ha un che motivo di esistere. Come si fa? Allora si taglia un pochino al centro, quindi si paratica un piccolo taglio e si fa una situazione del genere, quindi si fa un piccolo foro, o meglio una piccola finestra da cui poi entrerà la luce. Allora, Tommasino, stai lavorando, sì? Sì, sì, ecco, non ti distrarre, mi raccomando. Ok, quindi la prima l'ho fatta, la dobbiamo fare per tutte le parti naturalmente, quindi faremo anche la seconda. Tranquillo che vengo ad aiutarti, ma tu so già che sei bravissimo, quindi sì, non c'è bisogno. Ma io sto facendo tutto per bene. Abbiamo provato settimane e settimane questo lavoro e era venuto benissimo e sicuramente oggi sarà anche di grande effetto il tuo, non ti preoccupare. Allora, togliamo. Ok, io sono un po' veloce, poi siate un pochino più precisi. Togliamo ancora del feltro, che saranno poi le nostre finestrelle da dove entrerà la luce. Io vi consiglio di farlo questo quasi alla fine della lampada, come stiamo facendo noi, in modo tale da regolarvi anche con le altezze, in modo tale da creare una cosa più strutturata e bella. Allora, ancora. E l'ultima finestrella. Facciamo. Ultima finestrella. Io ho quasi finito. Ho visto, ma tu sei velocissimo, eh? Allora, vediamo un po'. Perfetto. Ok, ultima finestrella fatta. E ci siamo, quindi la nostra lampada è completamente scavata. Adesso ci occorrerà mettere il tappo della nostra lampada. Come si realizza il tappo della nostra lampada? Attaccando i quattro triangoli uno alla volta. Quindi un po' di colla qui, così. Poi un po' di pazienza, eh? Facciamo questo lavoro, appoggiamo piano 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 senza scottarci, tenendo premuto un pochino, così. Allora, la colla a caldo è rapida, però insomma necessita sempre di qualche attimo, eh? Ok, fatto questo, prendiamo un altro triangolino, ci mettiamo la colla sopra, sempre attenti a non scottarsi. Ecco, Tommasino è esperto in scottature. Ai! Eccolo qua, avete sentito? Mi sono scottato, ecco, lo sapevo. Non l'ho finito di dire. Lo sapevo. Che l'ha fatto? L'ha fatto. Si è bruciato qualche piuma? No, per fortuna no. Ok, allora chiudiamo anche questo. E ci siamo. Ah,
E Don Dino si è ascoltato anche lui stavolta. Ecco, hai visto? Prima dicevi a me, adesso ti sei ascoltato anche tu. Hai visto? Così. Ok, aspettiamo qualche istante. Perfetto. Ok, e mettiamo l'ultimo. L'ultimo Tomasino, così la nostra lampada è bella che pronta. Sì, io ho quasi finito. Sono curiosissimo di vedere la tua opera meravigliosa. So già che avrei fatto cose stupende. Faremo una gara. Ma sicuramente la tua sarà più bella. Già, ho qualche sospetto. La mia è la più bella, senza dubbio. Ho già qualche sospetto, perché stai lavorando veramente con impegno, eh? Allora, incolliamo tutto quanto, così. Ecco qui. E per ultimo, questa parte qui incolliamo. Quindi è un lavoro un po' di pazienza, ripeto, la colla a caldo c'è bisogno però di qualche piccolo tempo per incollarsi, ecco, altrimenti, come è successo a Dondino, si stacca tutto. Ecco qui, proviamo così. Ma poi ci metteremo una candela dentro? Cioè, ma non una candela, quelle con la fiamma vera, metteremo una candela piccola e finta, altrimenti la nostra lampada va a fuoco. Ah, No, non ti preoccupare. Altrimenti la lampada va a fuoco, utilizzeremo una di quelle candele finte. Non ti preoccupare, che ho capito che hai paura degli incendi, hai paura del fuoco, l'ho capito subito. Eh sì, ho paura io. E allora non la utilizzeremo, non ti preoccupare. Eccolo qua, il cappelletto della nostra lampada è pronto, praticamente adesso lo andremo a appoggiare sopra. Guardate qui, perfetto. Ok, mettiamo un po' di colla ancora sugli angoli. Poi dopo che abbiamo messo la colla, cosa dopo che abbiamo fatto la colla, vi faccio vedere velocissimamente come realizzare una decorazione. Vedete queste piccole rose che ho realizzato, quanto sono carine, quanto sono belle. Ecco, come andremo... si fanno, Dondino, quelle te lo faccio vedere subito. Allora, prendi un pezzettino di feltro. Allora, eccolo. Lo ritagli con all'interno un piccolo fiore, anche irregolare, senza troppa precisione. Ok. Aspetta, sposto un attimo la lampada, così vediamo tutti, e poi all'interno ricavi una spirale, in questo modo, così, e così si crea la struttura per la nostra piccola rosa. Quindi dobbiamo girare attorno con le forbici? Benissimo, hai capito benissimo, giriamo intorno, arrotoliamo la nostra spirale in questo modo, guardate che magia adesso, un punto di colla a caldo, e voilà, guardate che meraviglia, guarda che meraviglia, capito? Stupenda. Allora, guarda, io faccio una cosa, visto che io ho già una bella lampada, ti do il mio di fiore, così lo utilizzerai per la tua di lampada, va Grazie. Bene? Allora, ecco a te e inseriscelo sulla tua lampada, mi sì. raccomando, eh? Allora, l'effetto finale naturalmente sarà questo, di questa lampada stupenda che potremo utilizzare per decorare la nostra casa, la nostra cameretta, con tanti piccoli elementi. Io vi consiglio di mettere qui all'interno una piccola candela di quelle elettroniche, altrimenti così non si incendia niente, non corriamo nessun rischio. Altrimenti si brucia tutto. Allora, è arrivato il momento della fatidica gara, caro pronto. Mio Tomasino. Sei pronto? Sei sicuro? Prontissimo. Allora, l'effetto finale dovrebbe essere uguale a questo. Vediamo e un po' la tua. E adesso ti faccio vedere com'è la venuta. Mia. Eccola qua. Avvicinamela un attimo. È bellissima, no? Sì, è molto bella, molto particolare. Sì, forse con qualche piccolo aggiustamento potrebbe essere perfetta. Ma siamo sulla strada buona. Che dite, bambini? Dai, dite di sì, che è bellissima! Bellissima, è stupenda, mia. Stupenda, faremo qualche cosa. Allora, noi con Tomasino e le sue fantastiche creazioni ci vediamo la settimana prossima, perché tante idee creative sono arrivate nella foresta di Dindon Art e di Tomasino. Ciao! Vi aspettiamo, ciao a tutti! Vi aspettiamo, ciao!